Non solo numeri e conteggi, ma anche tanto cuore. La Fondazione dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro Urbino ha infatti organizzato una cena di beneficenza a favore della Onlus Adamo, da quasi 20 anni impegnata nell'assistenza domiciliare ai malati oncologici. Venerdì scorso la raccolta fondi a Fano, nella splendida cornice di Villa Rinalducci, una nuova iniziativa di solidarietà che si aggiunge a quelle per l'emergenza Covid e per i terremotati del 2016. I commercialisti non sono solo esperti di numeri, ma hanno anche un'anima, una vicinanza alla gente, alle persone, e attraverso la fondazione abbiamo organizzato questa sera in questa bella località Villa Rinalducci un evento per raccogliere, grazie alla generosità dei nostri colleghi, dei fondi da destinare all'associazione Adamo, che svolge ormai da tanti anni attività di assistenza gratuita domiciliare agli ammalati oncologici. Per noi è importantissimo, è fondamentale, perché noi comunque lavoriamo sul territorio, non siamo un ente nazionale, siamo un ente autonomo, ma che comunque vive di beneficenza, e quindi noi abbiamo un team medico infermieristico che è regolarmente retribuito a tabella nazionale. La raccolta fondi è difficile, ma è fondamentale, veramente. È un continuo lavorio addirittura, perché noi comunque abbiamo ripreso dopo i 3 anni di pandemia, 2 anni e mezzo di pandemia, abbiamo ripreso con gli eventi, abbiamo ripreso con le vendite dei vari manufatti, poi a Natale, Pasqua, così, però comunque è importantissimo, e stasera io ringrazio veramente tutti. Prima della cena di beneficenza ha avuto luogo l'assemblea annuale di approvazione del bilancio, un importante momento per fare il punto, certo, ma anche per rinsaldare il rapporto tra la categoria e il mondo universitario. Oggi abbiamo avuto l'assemblea di approvazione del bilancio alla Pinacoteca San Domenico di Fano, una bellissima cornice per una bellissima assemblea. Come ospiti principali avevamo il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Urbino, il professor Calcagnini, e la preside della Facoltà di Economia, la professoressa Cesaroni, per creare così delle condizioni favorevoli per i giovani, per l'introduzione alla nostra professione e per anche la formazione dei dottori commercialisti stessi. La Fondazione ha lo scopo di agevolare l'ingresso alla professione, soprattutto dei giovani, e in questo abbiamo organizzato assieme all'Università di Urbino i corsi di preparazione all'esame di Stato per i giovani, e affrontando anche le spese necessarie per poter svolgere questo compito. Sì, è molto importante per noi perché completano una formazione che nelle aule è essenzialmente di natura teorica, la possibilità di avere scambi, di avere anche come docenti a contratto dai commercialisti ci permette di fornire ai nostri studenti anche quella parte più applicata, che poi è anche quella che dovranno svolgere una volta entrati sul mercato del lavoro. L'auspicio è inoltre quello di una sempre maggior presenza ai tavoli istituzionali da parte dei commercialisti, pronti a svolgere un ruolo sempre più di primo piano. Chiaramente noi siamo disponibili, molto interessati, abbiamo già iniziato un percorso con la Regione, che è un ente con cui ci interfacciamo adesso già da diversi mesi, con gli enti pubblici locali, i comuni e la provincia. Noi siamo più che disponibili a interfacciarci su temi economici e su temi sociali che riguardano anche gli ambiti della nostra professione. Ho già detto i numeri in assemblea: la nostra professione siamo 120.000 professionisti, 500.000 addetti, e contribuiamo per l'1% del PIL. Quindi la nostra importanza dal punto di vista è sia economica, ma anche dal punto di vista sociale nella società.